Daniele, come fare in modo che nulla ti dia fastidio? Innanzitutto renditi conto di cosa gli dà fastidio. Infatti, non a caso sul salto quantico consiglio il quaderno dei fastidi. E questa è la base. Ecco perché io amo dare fastidio, perché più ti do fastidio, più metto a nudo qualcosa che ti devi ancora risolvere. Cioè, se tu dai la forza, il potere a me, con delle parole, con dei gesti, a darti fastidio, vuol dire che c'è qualcosa che ti ruba ancora il potere. Ok? E nel momento in cui tu dai il potere fuori verso qualcosa, quel qualcosa deve essere risolto in qualche modo. Infatti, i fastidi sono proprio la mappa delle cose da risolvere. Potrei dire che i fastidi sono il piano di studi che devi ancora, su cui devi ancora dare gli esami. Molto semplice. Quando un fastidio non ti dà più fastidio, hai superato l'esame e ti sei preso il tuo bravo voto. Quando qualcosa non ti dà più fastidio, ma addirittura provi compassione, vuol dire che a quell'esame hai preso 30 e lode. E questo è il bello, no? Quando provi compassione e hai anche trovato il dono, lì è il 30 e lode, scusatemi. Quindi quando quello che ti dava fastidio si è trasformato in un dono, e quando qualcuno riapplica lo stesso principio, la stessa azione, tu provi compassione per la persona perché ormai per te è un dono, allora quello è il tuo massimo, cioè lì hai preso il 30 e lode. Punto. Questo è molto semplice.